Buonasera. Buonasera e do il benvenuto a tutti per questa serata di incontro con Padre Enzo Bianchi, che è stata organizzata dalla Fondazione per la Cultura Genova Palazzo Ducale e in collaborazione con il Centro Studi Antonio Balletto, che salutano tutti voi e ringraziano Padre Bianchi di questa generosa e rinnovata partecipazione che è quasi diventata una tradizione. Io non spendo molte parole perché tutti siamo qui per ascoltare quello che avrà da dirci Padre Bianchi su uno dei temi più importanti, non solo della rivelazione della tradizione cristiana, ma della vita della coscienza religiosa, di cui Padre Bianchi è uno dei protagonisti del nostro tempo e del nostro tempo. Ricordo qui solamente tra i suoi ultimi libri, che sono sempre, come sempre, numerosi, che penso troverete comunque in libreria nel banchetto. Ricordo Ogni cosa alla sua stagione di Einaudi e poi l'ultimo libro appena uscito, scritto insieme con Massimo Cacciari, che ha appunto il titolo della conferenza di oggi, L'amore del prossimo. Ringraziandolo ancora, do subito la parola a Padre Bianchi. Ringrazio per l'invito che mi è stato rinnovato, ma vi confesso anche la mia gioia di tornare qui a Genova quasi una volta all'anno per ritrovare voi, tra i quali molti amici, ma tanti altri che pur senza mai aver fatto un incontro con me faccia a faccia, mi mostrano ascolto e simpatia. Il tema sul quale vogliamo riflettere questa sera è il tema dell'amore del prossimo, un'espressione che alle nostre orecchie risuona con chiarezza come una parola estratta da quel grande codice che è la Bibbia e che per i cristiani è certamente quel libro contenente un messaggio da parte di Dio e di Cristo per gli uomini. Ma io vorrei subito mettere in evidenza come l'amore del prossimo sia, se non un comandamento, ma perlomeno un'esigenza, un cammino che è stato tracciato da tutte le culture. Certo, si esprime forse con altre parole. Forse all'interno della tradizione cristiana c'è una precisazione che lo rende più eloquente e più decisivo. Però all'interno di tutte le culture si è sentito il bisogno di arrivare alla formulazione non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te, negativamente, e positivamente abbi il comportamento verso gli altri, quel comportamento che tu vuoi che gli altri abbiano con te. Già in questo voi percepite come l'istanza dell'amore del prossimo sia un'istanza davvero germinata all'interno del cammino di umanizzazione di tutte le genti, di tutte le culture e potremmo anche dire di tutte le vie religiose. Ma cerchiamo di comprendere bene il tema sul quale vogliamo riflettere. Facciamo un cammino a partire dalle scritture, attraversando
l'Antico Testamento, giungendo al Vangelo. Un cammino nel quale prenderemo in esame il modo in cui Gesù ha vissuto in prima persona questo comandamento, fornendo a chi si dispone ad ascoltarlo un preciso insegnamento in merito. Potremmo dire addirittura, prima ancora di dire che è un comandamento espresso, formulato da Gesù, che nella vita di Gesù si trova il paradigma, l'esempio di che cosa sia il comandamento dell'amore del prossimo. Certamente la parola amore è una delle più familiari. È anche vero che è una parola difficile da definire, perché il termine amore per noi riguarda esperienze molto differenti. Ognuno di noi, quando viene al mondo, conosce l'amore. Innanzitutto l'amore di quelli che lo ha messo al mondo, quasi sempre, non è sempre un dato certo. Conosce poi comunque l'amore da parte di coloro che lo educano, che lo fanno crescere. E così conosce soprattutto l'amore familiare dei genitori e amore suo, attivo, verso i genitori, i fratelli e sorelle. Questo è già un tipo di amore che ha una sua specificità. Non è un qualsiasi amore, è un amore che risponde a legami di sangue, è un amore che risponde a una storia condivisa, un amore che nasce da una intimità più che vicinanza, più che prossimità. La famiglia, il gruppo, il clan. Ma poi sappiamo che l'uomo conosce un altro tipo di amore, con altre regole, con altri affetti, con altre relazioni, che è l'amore tra uomo e donna. Quando si giunge a una certa età, nella giovinezza, si sente che l'amore della famiglia non è sufficiente e si ha bisogno di iniziare un nuovo cammino di amore, di essere protagonisti in un cammino. Ecco perché l'uomo, la donna, a un certo punto escono dalla famiglia per iniziare un nuovo tipo di amore, l'amore della coppia. Ma c'è un altro amore che si nutre ancora di elementi differenti. È vero, oggi sempre meno diffuso per varie ragioni di cultura e della maniera con cui si arriva all'età adulta, che è l'amore tra amici. Un tempo, voi sapete, nel mondo classico, nell'antichità, ma ancora fino alla mia generazione, l'amore degli amici era quasi una palestra, un esercizio per avere dei sentimenti che non fossero iscritti alla necessità del legame del sangue o della famiglia. E nello stesso tempo, con ogni probabilità, si dilazionava l'amore tra un uomo e una donna e c'era quell'amore tra amici che ha contraddistinto la giovinezza di molti, con amicizie che poi si sono prolungate accanto anche all'amore eventualmente matrimoniale. È un altro tipo ancora di amore. Noi non dobbiamo equiparare tutti questi amori. Sono diversi, si nutrono di linguaggi differenti, hanno dinamiche differenti, ma sono amore. E per noi, significativamente, almeno
nelle nostre lingue occidentali c'è un'unica parola dalla quale dipendono queste relazioni cariche di affetto. Tutti questi amori hanno in realtà un elemento comune: l'affettività, il bisogno di stare con l'altro, la relazione e una storia. C'è sempre la storia dei nostri amori, una vicenda nella quale l'amore nasce, l'amore cresce, l'amore può essere confermato, l'amore qualche volta è contraddetto, alcune volte, ahimè, finisce ben prima che finisca eventualmente l'avventura umana dei partner. Ecco, noi dobbiamo tener conto di questi amori e poi mettere accanto l'amore per il prossimo, che è un altro amore. Non corrisponde né al sangue né all'intimità come quello familiare. Non corrisponde all'elezione, alle affinità come l'amicizia. Non risponde neanche a uno stimolo sessuale, allo stimolo dell'incontro, a un'avventura condivisa mettendo fiducia gli uni negli altri. L'amore del prossimo è un amore diverso. Non si può nutrire della logica degli amori che abbiamo appena, direi, accennato, e tuttavia è un amore che è assolutamente necessario per l'umanizzazione, perché per completare le nostre relazioni, oltre la famiglia, oltre l'amicizia, noi abbiamo bisogno anche il rapporto, la relazione con l'altro, gli altri. E in questo amore del prossimo, l'amore resta vissuto normalmente in un solo modo, ma le maniere di esplicitarsi sono indubbiamente innumerevoli. All'interno del nostro tema la seconda parola è però prossimo. E qui indubbiamente noi dovremmo chiederci se abbiamo ancora noi oggi la capacità di comprendere davvero la categoria della prossimità. Questa è una domanda molto importante prima, direi, del cammino che percorriamo insieme. Un mio amico, che gode una grande stima da parte mia, Zoia, ha scritto un libretto molto importante ormai 2 anni fa, La morte del prossimo. Zoia, che è un sociologo, ma con un'apertura di tipo filosofico, fa notare che Nietzsche, il grande profeta visionario dell'inizio del secolo scorso, Nietzsche aveva intravisto la morte di Dio all'interno del mondo culturale occidentale. Zoia dice però non è solo venuta la morte di Dio con la secolarizzazione, con l'allontanamento della presenza di Dio dal nostro quotidiano, ma in realtà è avvenuta la morte del prossimo. Cioè, sempre di più, noi non sappiamo vivere la prossimità. Vedremo poi com'è interessante proprio nel pensiero di Gesù che cos'è la prossimità. Ma almeno per definire questa parola all'inizio, diciamo che la prossimità è là dove una persona incontra davvero l'altra. La prossimità non è qualcosa che appartiene al pensiero. È qualcosa che deve essere vissuto con la presenza accanto alla presenza. La prossimità è un farsi un vicino agli altri, dando innanzitutto se stessi,
ma se stessi come presenza. Io, se voglio essere prossimo di un altro, devo farmi vicino a lui, offrire la mia presenza. Magari non ho neanche da offrire parole. E quante volte succede che l'altro è uno che parla una lingua a me sconosciuta e io parlo una lingua a lui sconosciuta. Non posso neanche parlare. Eppure il farmi vicino all'altro, il dare la prossimità e compiere un'azione che davvero indica che cos'è il prossimo. Il prossimo è colui che io decido di avvicinare, è colui che io rendo vicino e la responsabilità è totalmente mia. Allora voi capite che se davvero il prossimo è questo, noi dobbiamo confessare che siamo in momento reale che viviamo la morte del prossimo. Sono tante le cause e farne un'analisi esaustiva non avremmo neanche il tempo col nostro incontro. Ma vi faccio semplicemente delle allusioni. Noi oggi, grazie alla tecnica, riusciamo a comunicare con gli uomini del pianeta che stanno dall'altra parte del globo. Noi diciamo che comunichiamo in tempo reale, sentite ormai questo linguaggio, ma siamo poi costretti a dire che ci avviciniamo virtualmente. E questo basterebbe per dire com'è diventata difficile ormai la vicinanza. Noi ci illudiamo che ci basta comunicare per essere vicini, senza avere responsabilità dell'altro, senza avvicinarci realmente all'altro. È un'illusione. Per cui noi oggi comunichiamo eventualmente con quelli che stanno dall'altra parte del nostro pianeta, ma poi non sappiamo comunicare con chi sta sul nostro pianerottolo, non riusciamo mai a incontrarlo e non abbiamo più tempo per avvicinarci agli altri. Se voi ci pensate un momento, questa è una delle malattie più gravi che attraversano tutta la società e che nei prossimi anni saranno delle malattie le più sofferte. Perché il mondo si è velocizzato, perché c'è una prepotenza da parte degli impegni e del lavoro che non ci lascia, è vero, tempo per noi stessi. Ma non ci lascia neanche più il tempo per gli altri. Basterebbe vedere la nostra vita nelle famiglie in cui al mattino non ci si vede perché chi va al lavoro, chi va a scuola, i ragazzi tornano un momento al pomeriggio se va bene per fare qualche compito, si chiudono nella loro stanza che è diventata un vero bunker, chi ha dei ragazzi in casa lo sa. Sono bunker senza accesso in cui ormai dal computer agli altri elementi per la loro vita immaginaria nella stanza ci sono tutti a disposizione e sono un'illusione di comunicazione. Poi escono perché c'è la palestra, perché ci sono altri impegni serali e quando è che si vedono davvero dando la presenza agli uni gli altri genitori e figli? Non c'è tempo. E anche la domenica, che un tempo poteva essere il giorno in cui c'era un faccia a faccia in famiglia, oggi è diventato il giorno di massima dispersione, perché le scelte che vengono fatte la domenica sono scelte assolutamente centrifughe. Ognuno va nella famiglia dove ha i suoi interessi e non certamente insieme, come uno ha la possibilità di una soggettività e non deve più essere accompagnato. Questo ha ridotto le nostre possibilità di relazione.
perché la relazione, la comunicazione vera sono date dalla prossimità. La prossimità è una categoria assolutamente necessaria per l'umanizzazione, perché se non c'è la prossimità si passa facilmente dalla solitudine all'isolamento. Senza la prossimità i vecchi saranno sempre più condannati alla solitudine. Senza la prossimità i malati saranno certamente più soli. Soprattutto malati e vecchi hanno bisogno di relazioni in cui l'altro stia accanto, sia presente, dia la propria presenza. Allora vedete come va compreso in realtà l'amore del prossimo. Non è un amore che resta intellettuale, che resta ideale, come l'amore per l'umanità, l'amore per gli altri. Questi in realtà sono parole vuote. L'amore del prossimo è l'amore per chi io rendo vicino. Questo è decisivo. Prima render vicino uno, di conseguenza io potrò anche amarlo in un faccia a faccia, occhi contro gli occhi, viso contro viso. Voi tutti avete l'esperienza che in un vero incontro non basta neanche parlare ed ascoltare a fasi alterne, quelle che noi diciamo colloquio e dialogo. Per un vero colloquio e una vera comunicazione dobbiamo vedere il corpo dell'altro. Dobbiamo sentire in qualche misura il suo odore, poi magari siamo senza consapevolezza. Ma attenzione, nella relazione con gli altri, quanto in realtà è decisivo l'odore che emanano? Dobbiamo vedere come si muovono col corpo. Dobbiamo guardarli negli occhi, occhio contro occhio. Questo è dato solo dalla vicinanza. E anche un vero amore che sia umanizzante e non sia semplicemente rispondere alla carità organizzata richiede proprio la prossimità. La prossimità. Mi viene spontaneo di fare un esempio che ho già fatto forse altre volte. Pensate ormai come noi crediamo di esercitarci nell'amore perché eventualmente questa sera davanti alla televisione ci viene detto, beh, c'è il terremoto, verrà il numero in sovraimpressione, schiacciate 2-3 euro. Non è male. Però non diciamo che questo è un esercitare l'amore del prossimo, perché è un prossimo che non vediamo, è un prossimo che non incontriamo. E dare alla fin fine 2 euro, certa, o 3 o 5, questo poco importa, è davvero in qualche misura vivere patologicamente l'amore. L'amore è una cosa seria, ma l'amore ha bisogno di presenza accanto alla presenza dell'altro. Significa davvero vicinanza. Se io amo qualcuno, devo avere il coraggio di invitarlo in casa. Devo avere il coraggio di fermarmi e guardarlo in faccia. Devo avere assolutamente la possibilità di ascoltarlo e di farmi ascoltare. Altrimenti la carità, anche se dà alcuni effetti positivi, non è certamente la carità che umanizza, non è davvero l'amore come gli uomini hanno percepito quando sono giunti a parlare di amore del prossimo. Ma arriviamo adesso al comandamento. Voi sapete che questo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, sta nel libro della Bibbia, nell'Antico Testamento, ed è un comandamento che trovate nel libro del Levitico al capitolo 19.
è una serie di atteggiamenti verso gli altri. Ve li leggo velocemente, così diamo un contesto al comandamento. Non commetterai ingiustizia in tribunale, non tratterai con parzialità il povero, non farai preferenze verso il potente, giudicherai il tuo compatriota con giustizia, non andrai in giro a spargere calunnie. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro tuo fratello. Rimprovera francamente il tuo fratello. Non ti vendicare, non serbare rancore, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, vedete, non ha neanche, direi, una rilevanza unica, non fa parte del decalogo, ma tra le varie esigenze che Dio chiede al suo popolo c'è: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ebbene, cosa significa questo comandamento che è stato formulato ottavo, nono secolo avanti Cristo? Significa che ogni israelita era chiamato ad avere una relazione fraterna segnata da amore. E il prossimo, attenzione, in quell'accezione antica, era certamente il compatriota ebreo, era il figlio del popolo, era quelli che stavano sulla terra di Israele e che soprattutto si sentivano un popolo in alleanza con Dio. Tuttavia, sempre all'interno dei libri dell'Antico Testamento, si arriva a dire tre volte, non una sola: tu amerai lo straniero. Questo illumina molto il comandamento, perché là nel comandamento amerai il prossimo tuo come te stesso non è specificato e amerai chi ti è vicino. Ma siccome per altre tre volte il comandamento suona amerai lo straniero che risiede presso di te, allora noi comprendiamo che già nell'Antico Testamento il prossimo non era solo il fratello ebreo, era anche l'altro straniero che, arrivando nelle terre di Israele come immigrato, risiedeva per ragioni di lavoro, perché era venuto a cercare rifugio da persecuzioni politiche, perché magari aveva trovato nella terra di Israele un luogo dove poter risiedere lui e la sua famiglia. Ecco, nell'Antico Testamento noi possiamo dire che il comandamento è preciso, ma tende a una certa dilatazione. E questo, secondo me, è già molto importante. Che cosa però può significare questo comandamento? Soprattutto questa espressione come te stesso. Questa specificazione non richiude l'amore in una prospettiva individuale. Attenzione, perché in realtà riguarda tutti gli ebrei, tutto il popolo in alleanza. Ma dire tu amerai il prossimo tuo come te stesso indica, prima cosa, tu devi amare te stesso. E se tu ami te stesso, tu potrai anche amare gli altri. Il comandamento non chiede di amare il prossimo più che se stessi, perché se uno non è capace ad amare se stesso, non è neanche capace ad amare gli altri. Ma proprio quando uno ama se stesso, e ama se stesso come uomo, come creatura di Dio, può allora percepire che l'altro anche va amato, con quella capacità che lui ha di amare se stesso. Si potrebbe allora declinare così il comandamento:
ama il prossimo tuo che è come te stesso. Oppure ama il prossimo come tu ami te stesso. Ma ancora si potrebbe anche tradurre ama il prossimo perché egli è te stesso. E soprattutto Martin Buber che fa questo commento dicendo ama il prossimo perché è te stesso. Questo significa come se fossi tu. Comportati in ciò come se la cosa riguardasse te stesso. Perché, ribadisco, solo chi riconosce l'altro in se stesso, chi riconosce se stesso come un altro, espressione di Paul Ricoeur, può farsi vicino, prossimo all'essere umano che gli sta di fronte. Ebbene, certamente questo comandamento ha avuto in Israele coloro che l'hanno osservato e coloro che non l'hanno osservato. Lo stesso Antico Testamento alcune volte ne dà un'interpretazione allargata. Ama il forestiero, ama lo straniero, come ami te stesso. Fa giustizia a lui come vuoi sia fatta a te. Non opprimerlo perché tu non vuoi essere oppresso. Altre volte ha un'interpretazione più restrittiva. Le tentazioni sono sempre di quelle che vogliono ridurre il prossimo al clan, al simile, all'uguale, al compatriota, a quello che in qualche misura noi amiamo quasi naturalmente perché ci è simile. All'inizio del secondo secolo d.C., il nostro comandamento è molto dibattuto tra due maestri che vale la pena ricordare. Amerai il prossimo tuo come te stesso, dice il comandamento. E Rabbi Akiva diceva, questo è il più grande principio della Torah. Benazzai diceva, questo sintetizza tutta l'Antico Testamento. Non c'è principio più grande di questo. Ma ecco che noi allora arriviamo a Gesù. Raccontano i Vangeli che a un certo punto un dottore della legge fa la domanda a Gesù. Qual è il primo, il più grande di tutti i comandamenti? Al tempo di Gesù gli ebrei avevano sintetizzato i comandamenti in 613. Tutti li conoscevano a memoria, eh? C'erano 613 comandamenti che l'ebreo doveva osservare, dai comandamenti sul cibo, ai comandamenti nei rapporti, ai comandamenti riguardanti il giorno del Signore, ai comandamenti sul puro e l'impuro, che voi sapete essere una di quelle preoccupazioni tipiche del mondo sacrale antico. Ebbene, è normale che chiedano a Gesù, ma se sono così tanti, ce n'è uno che è più grande? Ce n'è uno che sintetizza tutti? E Gesù risponde così. Il primo comandamento è ascolta Israele, Shema Israel. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, o variante con tutti i tuoi beni. È una variante però decisiva, State attenti. Noi traduciamo piuttosto con tutte le tue forze. Invece in ebraico suona con tutti i tuoi beni, cioè con le ricchezze che hai devi amare il Signore. Questo è lo Shema Israele, la preghiera che l'ebreo doveva dire mattino e sera, e Gesù risponde dunque con questo comandamento. Ma ecco la novità di Gesù.
A questo primo comandamento che sta nel Deuteronomio, Gesù fa un'operazione esegetica, aggiunge e mette accanto il comandamento che abbiamo letto nel Levitico, e amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è un altro comandamento più grande di questi. Gesù ha avuto certamente molta audacia nel dire che il comandamento dell'amore di Dio non è il primo, il più grande, isolato, ma che c'è una sorta di unico comandamento in cui l'amore per Dio è accompagnato dall'amore per il prossimo. E qui noi dobbiamo stare attenti. Perché Gesù ha fatto questa operazione? Perché per Gesù, quando si crede in Dio e lo si ama veramente, allora si fa quello che Dio dice. Noi cristiani, mi rincresce dire questo, ma purtroppo tante volte abbiamo isolato il comandamento dell'amore di Dio dall'altro comandamento. Soprattutto ci illudiamo alcune volte che ci sia per Dio un amore che è desiderio di Lui, perché Dio noi lo amiamo. Ecco, per la Scrittura e per Gesù, Dio lo amiamo quando facciamo ciò che Lui ci comanda. Lo dirà anche il Nuovo Testamento Giovanni: chi mi ama osserverà i miei comandamenti. Se uno dice di amare il Signore e non osserva ciò che il Signore vuole, non è un discepolo di Gesù, non ama il Signore. Su questa c'è poca attenzione da parte dei cristiani. Noi pensiamo che l'amore per Dio, l'amarlo, il contemplarlo, il venerarlo, sia alla fin fine la cosa decisiva. Ma la cosa decisiva è che questo amore si traduca in ciò che Lui desidera, e la prima cosa che Lui desidera è l'amore degli altri. Quindi non ci può essere amore per Dio se uno non ama gli altri. Anche qui di nuovo sarà Giovanni che nella prima lettera dirà: chi dice di amare Dio che non ha mai visto e non sa amare il fratello che vede è un mentitore. È molto chiaro. Il problema è che noi non mettiamo l'accento su questa menzogna possibile in molti uomini religiosi ai quali è cara la gloria di Dio, ma non è cara poi la giustizia per il fratello, non è cara la libertà del fratello, non è caro che il fratello sia onorato e abbia un posto secondo la dignità che gli compete. L'amore per Dio non può essere solo un amore di desiderio, di ricerca, di nostalgia. È un amore di adesione alla sua volontà. E allora noi capiamo perché il comandamento dell'amore di Dio e quello dell'amore del prossimo in Gesù sono diventati uno solo, un solo comandamento. Gesù d'altronde commenterà così: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Cioè questo sintetizza tutta la parola di Dio raccolta all'interno delle Scritture. Questo sintetizza tutta la legge, perché la volontà di Dio si esprime che noi ci amiamo gli uni gli altri. All'interno di una tradizione del Nuovo Testamento, che è quella di Giovanni, non a caso c'è un comandamento ultimo e definitivo, dopo il quale non ce ne sono altri. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo è il comandamento nuovo. E tutti gli altri comandamenti o stanno sotto questo comandamento che è il primato, o stanno nella logica di questo comandamento, o non sono comandamento di Dio, sono magari precetti di uomini, precetti religiosi, ma non sono comandamento di Dio. Ecco perché
la regola d'oro espressa da Gesù? E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro? Richiama proprio, ma tu ti ami? Tu ami te stesso? E se sei capace di amare te stesso, che cosa desideri per te? Quello che tu desideri per te, tu non solo desideralo, ma fallo anche agli altri. Ecco allora che noi siamo giunti a quello che certamente è uno dei vertici di tutto l'insegnamento di Gesù. Chiediamoci, ma chi è il prossimo di Gesù? Certamente possiamo prendere la parabola del Samaritano nel Vangelo di Luca e vedere proprio come Gesù ha risposto alla domanda del dottore della legge. Il dottore della legge gli ha chiesto qual è il comandamento primo. Gesù ha risposto: il comandamento primo è amerai il Signore e il prossimo tuo. Ma l'altro, e i Vangeli dicono per giustificarsi, per trovare delle scuse, chiedono a Gesù: chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Gesù certamente si è indignato di fronte a questa domanda, ma lo fa apparire solo alla fine, perché Gesù ha percepito che questa domanda, chi è il mio prossimo, è una domanda sbagliata, radicalmente sbagliata. Perché se io comincio a domandarmi chi è il mio prossimo, io sarò obbligato a fare una classifica degli altri. Quindi il mio approccio agli altri va per classifica. Chi è il mio prossimo? Beh, la mia famiglia, primo cerchio. Potrebbe anche essere il cerchio religioso, la mia chiesa, i cristiani, miei fratelli e mie sorelle. Poi quelli che condividono la mia cultura, quelli che abitano questo paese. Questa è una prima maniera in cui io classifico gli altri per cercare di individuare chi è il mio prossimo verso il quale avere l'atteggiamento di amore. Voi capite che già questo è veramente un cammino sbagliato che fallisce. Perché questo mi farà dilatare la mia nozione di prossimo o restringerla a seconda degli elementi culturali che ho. Oggi, in un momento di paura, per la venuta, ad esempio, di molti immigrati, molte culture, molte persone sconosciute in mezzo a noi, potremmo dire: no, mio prossimo non sono comunque gli emigrati, gli emigranti, i quali hanno un'altra fede, un'altra cultura, sono diversi, un'altra lingua. Ma ancora più rischiosa, secondo me, l'altra domanda: e chi è il mio prossimo? Sono quelli che hanno bisogno. Sono i poveri, sono gli handicappati, sono i vecchi, sono le persone marginate. Questo, direi, è un osservare il prossimo sovente tipico di molte comunità cristiane che, chiamate in un momento dell'anno a fare la carità, penso la Quaresima, si chiedono chi devono aiutare, proprio anche rispondendo all'organizzazione della carità quell'anno. Per ora non dico nulla su queste due vie, ma certamente faccio notare che Gesù allora racconta una parabola. Dice che c'era un uomo, attenzione, meraviglioso, homo quidam, un uomo,
un uomo, non lo definisce. Noi non sappiamo chi era, era giudeo? Era un pagano? Era un samaritano? Era un greco? Gesù significativamente dice un uomo. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. La strada d'altronde, la quale faceva percorrere praticamente tutta la strada tra l'Oriente mesopotamico e l'Occidente fino all'Egitto. Scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò in briganti che lo presero, lo derubarono, lo spogliarono, lo lasciarono mezzo morto. Poi certo la parabola rincresce, rincresce. Io tutte le volte sono imbarazzato quando arrivo qui, perché poi ormai siamo in un momento in cui basta leggere il Vangelo tale quale che dicono subito che siamo polemici, quindi è così attualmente. Ma cosa volete? È Gesù che ha scelto le parole. Dice che passò un sacerdote e andò oltre. È Gesù che lo dice. Passò poi un levita, una specie di diacono, anche lui se ne andò veloce. E poi passò un samaritano, cioè uno che per gli ebrei era un maledetto, scismatico, impuro e ritenuto anche stupido. Se voi pigliate la Bibbia, il libro del Siracide, che è scritto 30 anni, 20 anni prima di Gesù, è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, si conclude dicendo che Dio detesta due popoli, ma di uno proprio non lo sopporta. È il popolo dei samaritani, che è impuro e stupido. Sta scritto. Ebbene, Gesù invece piglia proprio un samaritano, il quale passa. Attenzione, vi dico esattamente la parabola come si esprime nei punti chiave. Lo vide, si avvicinò, o se volete si fece prossimo, e vedendolo mezzo morto, gli versò sulle ferite dell'olio e dell'aceto, poi lo caricò sul suo asino, lo portò fino al primo albergo, giunto prese dei soldi, lo dese all'albergatore dicendo: abbine cura, io ti do già questo per la sua cura, però magari tu spendi di più e io ripasserò e ti darò quanto tu hai speso in più. E la parabola si conclude così. Ma Gesù, a quello che gli aveva risposto chi è il mio prossimo, Gesù, attenzione, capovolge la domanda. Pochi purtroppo in me ci fan caso. Gesù non dice: ma chi è il mio prossimo? Dice: dimmi un po', chi si è fatto prossimo di colui che era nel bisogno? Chi si è fatto vicino? E lui disse: ma quel samaritano. E allora va e fa lo stesso. Cioè, vedete, la vera domanda è quella di Gesù: chi si è fatto vicino? Chi si è fatto prossimo? Questo a dire a noi, al lettore, il problema non è che tu ti domandi chi è il mio prossimo. Il problema vero è: tu ti fai prossimo a qualcuno, sì o no? Perché Gesù aveva capito che ciò che è decisivo è che noi ci mettiamo vicino a un altro. Farci prossimo. È sbagliato chiederci chi è il mio prossimo. È sbagliato. Perché se io mi chiedo chi è il mio prossimo, rischio poi proprio di non incontrare quello che ha bisogno. Io semplicemente devo farmi prossimo all'altro, perché il mio prossimo è l'altro e io mi devo far vicino a lui. E farmi vicino a lui, attenzione, non perché eventualmente è un povero,
non perché è un handicappato, non perché è un emarginato. Devo farmi vicino perché è un uomo come me, è una donna. È semplicemente uno che ha la mia stessa umanità. L'altro, chiunque altro, è in me. Non c'è ragione per cui io mi muova verso l'altro se non per questa, perché è un uomo, perché è una donna. Questo è davvero ciò che rivoluzionario in Gesù, rispetto anche, bisogna dire, all'Antico Testamento e a tutte le culture. Cioè, non tanto domandarci chi è il mio prossimo per poi muoverci a fare la carità, ma responsabilmente noi farci vicino a un altro. E una volta che siamo vicino a un altro, conosceremo il suo bisogno. E allora, una volta vicini, Gesù aveva capito questo, che quando noi ci mettiamo davvero vicino a un altro, quasi sempre, noi uomini siamo costretti dalla nostra umanità a fare qualcosa di bene. Io sono ormai anziano, ma ho capito che è difficile trovare nella vita persone cattive. È molto difficile, è rarissimo. Ma persone che finiscono per fare il male, non perché sono cattive, ma perché non si fermano mai faccia a faccia con un altro, ce ne sono molte. Non siamo cattivi fino al punto noi uomini, però in qualche misura andiamo via, non accettiamo l'incontro, ma chi di noi se vede un altro che è morente? Come dice la parabola di Gesù, dice lo vide, si avvicinò, e esattamente il testo greco dice e fu preso alle viscere. Cioè, poi la traduzione latina e fu preso da misericordia, ma attenzione, sia in ebraico che in greco le viscere sono la misericordia. Fu preso alle viscere, ma la cosa importante non è che quel prete e quel diacono siano più cattivi, era che loro avevano delle urgenze e non si sono fermati. Se si fermavano, si avvicinò, se si facevano prossimi, non sarebbero passati oltre. Il vero problema è se noi ci facciamo prossimi. E allora permettetemi, a conclusione, non voglio abusare, che adesso vi racconto la parabola che abbiamo ascoltato in Gesù, ve la conto io in un'altra maniera e sono convinto che Gesù non se la piglia con me. Ma non dite che questa seconda è Vangelo, quella che abbiamo visto è Vangelo. Ma io la conterei così e credo che Gesù ne sarebbe felice. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Incappò in briganti che lo depredarono, lo picchiarono, lo lasciarono mezzo morto. Passò un sacerdote e andò oltre. Passò un levita e andò oltre. E passò un altro uomo, il quale si avvicinò, vide quell'uomo morente e si è detto, ma, povero uomo, cosa posso fare per lui? Quest'uomo, a differenza dell'uomo tratteggiato da Gesù, non aveva con sé né aceto né olio. Era un povero uomo anche lui. Non aveva nessun asino per caricare e non aveva soldi per darlo all'albergo. Che cosa poteva fare quest'uomo? Se l'avesse preso in spalla, morivano tutte e due in quel deserto tra Gerusalemme e Gerico che tutti conosciamo. Non aveva olio, non aveva aceto, non aveva denaro. E allora gli ha preso la mano. E tenendogli la mano,
è stato vicino a quello finché quello è morto. Ha fatto quel che poteva fare, ma non ha fatto meno del samaritano della parabola, perché ha dato la sua presenza. Non ha neanche potuto dirgli una parola perché l'altro parlava un'altra lingua. È stato vicino, mano nella mano. Non ci toccherà a volte fare così anche a noi, verso i nostri vecchi, i malati che muoiono, tener mano nella mano, non possiamo più far nulla. Ma quello che l'altro ha bisogno è soprattutto la presenza, che noi diamo la nostra presenza. In questo mio racconto quest'uomo ha fatto tutto quel che poteva fare, ma la cosa decisiva è che si è fatto vicino all'altro e gli ha dato la sua presenza. Questo deve essere per noi il modello, perché noi magari non abbiamo né olio né vino, non siamo all'altezza di aiutare l'altro, se non standogli vicino. A volte ci è impedito addirittura di dirgli: ma perché soffri così tanto? Cosa ti è successo? Ma stare vicino a uno tenendogli la mano, accompagnandolo nel dolore e nella sofferenza, è davvero farsi prossimo. Ecco quello che ci attende tutti come un cammino di umanizzazione, cristiani e non cristiani, credenti e non credenti. Si gioca su questo la nostra convivenza, si gioca su questo la comunità, la città che noi vogliamo costruire. Si gioca su questo la soddisfazione e la felicità che ciascuno di noi può avere dentro di sé dicendo: ho cercato nella mia vita di amare per quel che potevo e ho cercato di accettare l'amore degli altri per quel che ne ero capace. Grazie dell'ascolto. Ringraziamo ancora una volta Padre Enzo Bianchi che ci ha presentato in maniera molto suggestiva e vincente il nocciolo, il cuore umano in fondo del messaggio di Gesù e come messaggio davvero per tutti gli uomini che nasce da una più forte esperienza di questa umanità che ci richiama anche a questo compito di umanizzazione giorno per giorno. E abbiamo qualche minuto, quindi possiamo ascoltare qualche vostra domanda. Prego di fare interventi molto brevi in modo che Padre Bianchi possa rispondere. Grazie. Del tempo della vita dell'essere umano gli arrivano,
siano come il presupposto per l'amore poi di Dio. Il secondo punto, possiamo vedere nell'avvicinamento di Mosè al rovetto ardente, quando lo vide e si avvicinò anche con curiosità per vedere, fammi un po' vedere che cos'è. Anche questo avvicinarsi all'altro non sia un avvicinarsi anche a Dio? Grazie. Volevo chiedere quanto può influire il timore dell'altro per ridurre questo desiderio di amore. Ma le domande sono indubbiamente domande che richiederebbero di riaprire dei percorsi. Io rispondo in modo sintetico, ma vorrei mettere in evidenza come sono domande decisive nella nostra vita. La prima, la difficoltà ad amare. Uno potrebbe dire, ma l'amore si può comandare? Tante volte avete sentito fare questa osservazione. Certamente c'è un tipo d'amore che non si può comandare. L'amore come vicenda di una coppia non si può comandare. Se non accade l'innamoramento, non si accende neanche la conoscenza, non si accende l'amore. L'amore tra genitori all'interno della famiglia, tra genitori e figli, è di nuovo un amore che certamente trova il comandamento come qualcosa che riguarda anche la famiglia, però è un amore sovente sollecitato dalla storia comune, dal vincolo del sangue. Insomma, ogni figlio sa che a un certo punto riconosce in se stesso alcuni tratti dei genitori. Questo succede a tutti, difficilmente prima dei 40 anni, ma dopo i 40 anni tutti noi cominciamo a dire questo che c'era mio padre, mia madre, è passato anche nella mia vita. Da piccoli si trova solo a dire alcuni tratti fisici, agli occhi di suo padre, alle sopracciglia di sua madre, sapete bene. Però certamente il vincolo del sangue è un vincolo che si fa sentire e c'è un richiamo reale che è più profondo di quanto noi abbiamo coscienza. Ne è testimonianza che chi di voi magari pensa di non amare molto i genitori, al momento in cui muoiono si scopre di amarli molto di più, perché è come perdere le radici, e le radici si sentono molto di più quando noi veniamo tagliati dalle radici che finché queste radici, magari pur non amandole molto, sono presenti. Ma è anche vero che c'è un amore, quello che sta nel soggetto uomo, che
che un amore non sempre è facile e possibile. In questo senso i genitori dovrebbero essere molto più attenti all'educazione che danno i figli, perché secondo me ciò che davvero è più importante è che i figli sentano di essere amati. Io a volte temo che c'è una confusione oggi nei genitori, che pensano di amare i figli dando loro tante cose, esaudendo tutti i loro desideri. No, attenzione, il figlio magari a 7, 8, 10, 13 anni è contento che voi gli diate tutto e chiede che gli date tutto più che eventualmente la presenza e l'amore. Ma poi quando arriva la giovinezza purtroppo patirà la mancanza di amore, perché dare tutto non significa amare i figli. E uno che non ha avuto la possibilità, non ha sentito l'amore su di sé, difficilmente è capace poi ad amare gli altri. Lo dicevano già i greci. Voi sapete che già nell'antica Grecia, nel V secolo avanti Cristo, avevano percepito che se uno non è oggetto di amore passivo su di sé, non sarà mai capace di diventare un amante, cioè soggetto di amore attivo. Noi abbiamo a volte a che fare con persone, io le chiamo gli infelici. Ce ne sono tante, sapete, più di quelle che noi crediamo. Persone che non hanno mai amato se stesse e dunque non si sono sentite amate a tal punto da avere amore per se stesse, e una volta che sono nella soggettività non sanno amare gli altri. La natura in questo è cieca e ingiusta, ma ci sono persone, provate a pensarci, ma una persona che nasca handicappata, è mica facile amare se stessa. Una persona che nasce anche semplicemente non secondo i canoni della bellezza minima con cui uno nella vita sovente si impone agli altri, è molto difficile, sapete, accettare se stessi. E quando poi le storie delle famiglie sono veramente delle storie molto contraddette in cui è mancato l'amore, diventare degli amanti non è facile. Magari si diventa poi amanti anche, oserei dire, con patologie, perché si è conosciuto solo un amore patologico su di sé, pieno di gelosia, pieno di scrupoli, pieno di timori, di paure. Noi uomini siamo abitati, tutti, da paure, da zone che sono profonde, di cui noi non abbiamo coscienza. Vi parlo così senza usare il linguaggio della psicologia, ma sentiamo dentro di noi delle presenze che ci paralizzano nell'amore o che non ci fanno credere all'amore, ma quelli che ne sono colpiti in maniera molto forte, poverini. Veramente, io penso che molte persone infelici non lo sono perché eventualmente sono nate in famiglie povere, lo sapete anche voi, perché la povertà non è detto che rechi l'infelicità, neanche perché magari non sono famiglie che hanno una vita sociale come altre, ma soprattutto perché sono famiglie in cui dentro non c'è stata l'esperienza dell'amore, una durezza nelle relazioni tra genitori, una durezza nei figli. Per queste persone è difficile amare, è una grande fatica. Aiutarle è difficile. Ve lo dico io che ho l'esperienza di accogliere
sempre dei giovani ogni anno in comunità, quante volte ci rendiamo conto che sono persone che non sono, io dico così, abilitate ad amare. Addirittura hanno paura di essere amate. Non pensate che sia facile accettare l'amore degli altri. Ci sono persone che non riescono neanche a accettare di essere amate. E qualche volta un amore verso di loro può generare in loro ancora una superiore difficoltà ad amare. Non siamo assicurati in nulla nella nostra vita. Sì, Dio salverà le nostre vite, ma finché siamo qui la vita è un mestiere duro. E in questo va detto, alcuni hanno delle storie alle spalle positive e altri invece arrivano alla vita che non sono ben equipaggiati per amare. Uno che è stato sempre amato, uno che ha trovato la fiducia in lui, ma forzatamente oserei dire ha un bagaglio in cui può essere un buon amante. Ma le persone che invece hanno così faticato a sapere che cos'è l'amore sono gli infelici. Sono le persone che magari hanno la loro sola possibilità è lamentarsi, qualche volta di essere rivoltate contro se stesse. Ma quando uno non ha mai accettato se stesso, il suo corpo, la sua storia, la sua famiglia, la sua maniera di pensare, la sua intelligenza, se uno non ubbidisce a se stesso e non ama se stesso, potrà ubbidire e amare gli altri? No, guardate. Ve lo dico per esperienza, credetemi, nella vita monastica, soprattutto se questi temi sperimentiamo dal mattino alla sera vivendo insieme fratelli e sorelle, che la fatica più grossa è quella dell'amore, non sono le altre fatiche. Ma amare, accettare di essere amati, amare nella libertà, lasciando l'altro nella libertà, amare senza tirannie, amare senza pretese. Oh, che opera difficile. D'altronde, chi di voi è sposato lo sa, come pure anche in una storia della coppia, andare avanti negli anni e continuare ad amarsi non è così facile. Ci sono molte ragioni alcune volte per vedere che ci sono contraddizioni, che l'altro non è adeguato. Quante volte ci viene da dire, ma possibile che l'altro non risponda al mio amore, ma forse noi stessi non rispondiamo all'amore dell'altro. No, non è, ci sono gli infelici, credetemi. E quelli, davvero, almeno per noi cristiani, l'unica speranza è che Dio ridia loro quello che loro nella vita non hanno dato. Io spero solo questo, perché altrimenti, se non fosse così, la vita sarebbe proprio tutta un'ingiustizia, credetemi. E ve lo dice uno che ha avuto amore fin troppo, pur nelle contraddizioni. Se la vita mi ha tolto qualche amore, degli amori più reali e più radicali come una madre, e la vita con le sue vicende me l'ha tolta, però ho trovato poi tanti che mi hanno amato, quasi le madri si sono moltiplicate. Io sono stato fortunato. Ma capisco che altri invece non possono dire come me. È veramente difficile. E di qui nasce anche la paura dell'altro. L'altro a volte ci fa paura per la sua diversità, ci fa paura perché non lo comprendiamo, ci fa paura perché magari si sono accumulate dentro di noi, senza che ne abbiamo piena coscienza, tante storie di delusione. Ci sono persone che a volte sono fortemente deluse. Basta sentirle raccontare, hanno solo da raccontare i fallimenti e gli scacchi nelle loro storie d'amore. È così, è così. Vi ripeto,
Certamente, vedete, il cristianesimo, se fosse più vissuto, dovrebbe avere, secondo me, un valore redentivo anche di qui, non solo di là. Perché se uno ha perso la famiglia nella comunità cristiana dovrebbe davvero trovarne una. Però anche qui com'è difficile, come sono difficili le storie. Io ho seguito in questi anni passati famiglie che hanno voluto adottare dei bambini oltre i figli o senza figli. Ma com'è difficile questa vicenda, com'è difficile crescerli. E sovente una buona parte di queste storie sono tutte concluse male. Proprio io l'altro ieri, mentre vedevo un pochettino che cosa fare ieri sera a Roma, perché ero a Roma e avevo una conferenza, mi ha telefonato una coppia di miei amici che hanno adottato dei figli, e il figlio adesso di 13 anni, sudamericano, adottato, l'hanno trovato a casa impiccato tornando dopo scuola. Cosa volete? Però vedete, anche per prendere dei bambini in famiglia, quanta responsabilità ci vuole e che arte per davvero creare una famiglia. E poi avere davanti anche la possibilità del fallimento, dell'insuccesso, perché questi bambini adottati, che appartengono a un altro mondo, a un'altra cultura, non è così facile. Noi non dobbiamo avere un amore intelligente, non un amore che semplicemente, pur di fare il bene, fa. Uno deve misurare se ha le capacità, se questi bambini è bene che vengano qui, e se non è un cambiamento tale del loro mondo che in un domani non riescono poi a crescere. Ma sapete, è così. La vita è torturata in questo modo. Vi posso anche dire un'altra cosa che porto nel cuore in sti giorni, ma una sorella della mia comunità che aveva un fratello e una cognata, i quali hanno una figlia ma hanno adottato due figli, lo scorso anno è morto di un infarto il padre a 47 anni, e una settimana fa è morta la madre a 41. E adesso questi due bambini, che hanno già avuto un abbandono in Sud America, hanno il secondo abbandono adesso dai genitori, morti a distanza di 6 mesi, di infarto tutti e due. Questi sono degli infelici, dobbiamo pigliarne atto. Si potrà fare tutto quel che si può per loro, ma quando uno ha la vita già spezzata prima di arrivare alla giovinezza, è così, la vita è dura. È per questo che noi dovremmo sentire la responsabilità di amarci, ma non di amore ideale, ma di quell'amore, vi ho detto, di prossimità, quelli che ci sono vicini. Non andiamo a cercare troppo in là, ma chi incontriamo facciamolo prossimo, avviciniamoci a lui. Cerchiamo di pigliare responsabilmente il faccia a faccia con uomini e donne e cerchiamo di interpretare il loro bisogno. Per pochi decenni che viviamo qui, non val forse la pena che abbiamo una possibilità di guardarci con amore gli uni gli altri, senza grandi eroismi, ma come ci dice il comandamento. Infine, l'ultimo intervento ricordava che siamo in un mondo in cui muoiono ancora tanti bambini per malattie di fame, e lì, voi sapete, la catena si potrebbe allungare. Tra quelli ancora che muoiono semplicemente per la malaria, a quelli che muoiono di fame. Ma noi siamo in un mondo folle. Il nostro mondo è un mondo di follia.
più che cattiveria è la follia degli uomini. Buttiamo via medicinali, sprechiamo medicinali, ognuno di noi sa quanti ne butta via perché sono scaduti. Abbiamo i frigoriferi in cui buttiamo, voi avete visto i dati anche in Italia dei milioni di tonnellate che buttiamo via e c'è gente che muore di fame. Ma il mondo che ha un assetto così e noi non possiamo neanche fare poi molto oggi. Perché cosa possiamo fare se non ricordare la politica? Noi non possiamo fare nulla alla fin fine per i ragazzi che muoiono. Sì, possiamo dare dei soldi, ma poi se indubbiamente la politica non comincia a fare con loro i conti chiedendo una maggior giustizia sociale e chiedendo che noi teniamo conto che i beni appartengono a tutti gli uomini, ma se la politica non traduce questo, nessuno di noi può fare granché. Non è che qualcuno anche magari pio, devoto, per la carità, dice, beh, durante tutta la Quaresima non mangio il burro. Mandateli a dire loro che non mangia il burro a colazione e fa un sacrificio per loro. Loro hanno neanche l'acqua. Quindi in realtà il problema lo risolviamo con la politica. È la politica che deve... Noi dovremmo fare più pressione anche come cristiani. Noi dobbiamo davvero insistere di più per una chiesa di poveri e una chiesa povera, perché se la chiesa non è povera, non è dei poveri. E soprattutto noi, che siamo presenti in tutto il mondo, non c'è una popolazione in cui i cristiani non siano in mezzo a loro. Questa dovrebbe essere una grande responsabilità presa a livello di Chiesa, perché davvero grida vendetta al cospetto di Dio che ci siano uomini, bambini che muoiono, donne che muoiono, semplicemente perché noi non diamo le briciole attenzione. Non si tratterebbe di far venire la fame nelle nostre terre, ma almeno le briciole darle. E per loro basterebbe a sopravvivere, ma neanche quello siamo capaci. È la follia però questa, non è neanche cattiveria, è la follia dell'assetto del mondo. Oggi forse lo capiamo più in questa crisi che non in altri momenti. Quando uno diceva il nostro mondo è folle, sembrava fosse un folle lui. Ma adesso voi vedete con la crisi tutto ingovernabile, non sappiamo che cosa ci riserva, stiamo andando certamente in una situazione ancora più difficile, almeno per il prossimo anno, e però continuiamo ad avere la pretesa di un assetto che in qualche misura garantisca ancora e sempre i nostri privilegi senza gli altri e contro gli altri. No, così non si fa. E l'amore ci richiede semplicemente che anche la giustizia sociale, torni una parola che abbia di nuovo cittadinanza e non sia disprezzata. Ormai in questi ultimi decenni, se uno parla di giustizia sociale sembra un rivoltoso, se uno parla di uguaglianza sembra davvero semplicemente uno legato alle antiche ideologie. È in nome dell'umanità e del suo cammino, perché la nostra vita sia una vita più dignitosa per ogni uomo, chiunque esso sia. Grazie. Con questo, con l'ultimo grazie, ancora un grazie a Padre Bianchi, chiudiamo il nostro incontro, grazie a tutti voi che siete stati qui.